la guerra qui, il fronte, è venuto qua da verso Urbino, Urbagno, dalla parte verso là. E dopo il fronte è venuto sempre su e si sono portati su queste colline qui. E i tedeschi sono scesi giù a un ferro, da piccole. Ma qui a un ferro ci sono stati parecchi morti. Ma dopo, loro sulla Valata, che parte da qua, andando giù fino a Morciano, e il fronte si è steso tutto, dappertutto. E tentavano di venire su Giamano, che Giamano si sa le bombe che hanno buttato. Quelli a Giamano c'erano i carri armati bruciati, un disastro. Dalla parte sulla strada che viene su da Morciano, e c'è un bivio che va su, si va su a Croce, lì ogni carro armato che arriva su lo facevano fuori. Da Giamano lo centravano e lo facevano fuori. Lì, dopo della guerra, hanno bruciato 6-7 carri armati. E qui le case le hanno buttate giù, le hanno buttate. Però i tedeschi non erano gente cattiva, sono sempre stato 8 giorni in mezzo a loro. Mi ricordo bene, l'8 di settembre, è andato avanti, mi sembra stati quei giorni lì. 8 giorni sono stati. Comincia a dire la gente, si può fare il rifugio, perché arrivi pronto, arriva, che parecchi, noi abbiamo fatto un rifugio qui sotto, e parecchi hanno fatto i rifugi verso Marassano, con la bocca contro il montone lassù della croce di Giamano. Parecchi sono morti lì vicino ai rifugi. Poi scoppiato le granate, quelli che si trovavano lì vicino sono morti parecchi. Eravamo io, eravamo la mia famiglia, c'era un altro un po' più sopra. Dopo sono venuto su altri 2 o 3, qua giù dalla seconda casa, che laggiù ha detto la giudice, sono tutti morti, lì c'è molta morte, dice, bisogna che stiamo anche noi qua su. Io avevo le mucche qui, mi sono morte tutte qui sopra, perché è venuto il bombardamento e qui c'è una capanna, sono sciolte, sono morte tutte lì sopra. E noi ci siamo salvati, una granata ha scoppiato lì al portone, eravamo dalla parte di qua, ci siamo salvati dalla parte di qua, dalla parte di sopra. Lì i combattimenti, la maggior parte, sono stati lassù, sopra quella croce, perché quando sono arrivati da sotto qui, dal fiume, che sono venuti su per Giamano, si doveva dietro uno con l'altro, cioè, dove sono i tedeschi, dove sono? Perché i tedeschi si sono ritirati tutti sopra quel monte lassù, lì a Farneto, in quelle fondate andando giù, che si sa i morti che hanno fatto, perché dove si sono attaccati, perché loro cosa facevano? La sera la maggior parte gli davano da mangiare e poi gli davano il cognac da bere. E dopo c'era gente che ubriacava e non vedeva neanche il pericolo. Perché veramente i combattimenti cominciavano verso le 4, 4 e mezza la sera, par di notte, perché il giorno così, sì, c'era qualche mitragliatrice, ma erano poche. Veramente era la mattina presto e la sera. Allora gli americani, prima di andare avanti, si sa le bombe che buttavano. Ma i tedeschi non c'erano mica, portavano le munizioni sulle spalle. Di più, se prendevano qualcuno civile, gli dicevano che portano le munizioni nel tal posto. Che il mio probabbo gli ha fatto portare le munizioni laggiù nella conca. Qui quando ha portato i soldati qui a Operno, ha cominciato la sera, ha durato fino a tardi. E qui era tutta una fumiera, perché un cambio dietro l'altro c'era la ghiaccia, c'era l'asfalto. La mattina siamo stati su, era tutto un fumo. Parecchi, quando ho visto quelle scarpe nuove ai morti, li ha levate anche le scarpe, perché le scarpe, chi conosceva le scarpe? Nessuno. Come sia, è stata una lotta cattiva.